Verildo Sorrentino, un'altra Pescara, è il titolo dell'ultimo lavoro editoriale di Fernando Belafante, scrittore, genealogista e conoscitore della storia pescarese. Innanzitutto, perché questo titolo? Perché in pratica mi consente di ricostruire due aspetti. Prima di tutto lo tiro fuori dall'anonimato e lo presento alla sua città. E in secondo luogo Verildo mi consente di recuperare frammenti di memoria e di storia locale sconosciuta in quanto fu testimone del passaggio dall'Ottocento al Novecento della piccola Pescara. Verildo Sorrentino è stato un personaggio letterario locale considerato minore, ma che in realtà ha contribuito a costruire la storia della Pescara d'inizio Novecento, inserita in un contesto molto più ampio. Infatti, le sue attività editoriali e sociali si intrecciano con avvenimenti del passato di grande interesse, come la ricorrenza del 50° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio, commemorata a livello nazionale, l'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria e l'istituzione della Croce Bianca per l'assistenza sanitaria di primo soccorso. Purtroppo morì a soli 25 anni a causa di una lenta e terribile malattia. Belafante, un libro corredato da tantissime immagini storiche, oltretutto contiene anche un prezioso manoscritto proprio del Sorrentino. Esatto, durante le mie ricerche mi sono imbattuto oltre più volte nel nome di Verildo Sorrentino, anche in questo prezioso manoscritto dal titolo Parla il Santo del Morrone, nel quale Pietro Angelerio, detto Pietro dal Morrone, conosciuto come Papa Celestino V, fa una narrazione della storia abruzzese partendo dalle antiche popolazioni che vi abitarono fino ad arrivare a Gabriele D'Annunzio. E bellissima è l'ultima parte nella quale lo esorta a far ritorno nella piccola Pescara.